Vladimir Putin. In tanti pensano sia uno dei pochi leader al mondo ad avere le idee chiare. Ad esempio sulla Siria. Mentre le potenze occidentali sembravano traccheggiare, lui è intervenuto con decisione, costringendo l'ISIS a indietreggiare. Ma questa pare essere solo una faccia della medaglia. La sua azione in Siria sta dimostrando che stiamo entrando in una fase nuova in cui un dittatore può permettersi di non sottostare a regole, accordi, trattati che egli stesso firma. In Italia, per presentare il suo libro L'inverno sta arrivando, non usa mezzi termini, Garry Kasparov, per tratteggiare Vladimir Putin. Passato dalla brillante carriera scacchistica alla politica attiva, Kasparov si è segnalato nel corso degli anni come un fiero avversario del presidente russo, che accusa di destabilizzare lo scenario internazionale per mantenere con pugno di ferro il potere interno, grazie anche all'inadeguatezza delle risposte delle democrazie occidentali. Oggi la Russia di Putin non è così forte. Economicamente e militarmente è l'ombra sbiadita dell'Unione Sovietica. Il problema non è immaginare una risposta militare o economica a un'aggressione di Putin. Quello che manca è la volontà politica di arginarlo. C'è uno stratagemma che usano i cosiddetti conciliatori di ogni epoca. La scelta è: o facciamo delle concessioni o sarà guerra. Ma tra i due estremi c'è un territorio vastissimo chiamato leadership. Penso sia molto importante oggi non rimanere intrappolati da un'ansia malsana di escogitare delle soluzioni immediate. Che si fa adesso? E ora? Io consiglio di guardarci indietro, analizzare la partita. Io sono un giocatore professionista e so quanto sia importante. E capire quindi quel che è successo, dove e come abbiamo sbagliato. Un giocatore di scacchi deve guardare verso il futuro, percepire le possibili mosse dell'avversario. A questo punto, allora, come orientarci? Cosa può dirci il futuro, secondo lei? Non c'è una sola mossa possibile. Questa non è una partita tra me e lei. Ci sono tanti giocatori e quindi tanti diversi interessi. Credo sia importante valutare la situazione e identificare le minacce principali. Il vantaggio della democrazia sulla dittatura è che la democrazia può concedersi lo sforzo di guardare molto in avanti. I dittatori invece hanno bisogno di agire sempre più in fretta per sopravvivere. Oggi questo mi fa tirare avanti, non importa che accadrà domani. Perciò è molto importante pensare al futuro, perché possiamo mandare un messaggio alle persone in Russia e in tutti i paesi del mondo dove vivono oppresse, che c'è una nuova idea, una visione del futuro di cui tutti potremmo beneficiare.